Tristezza non ce n'è, perché la squadra ha giocato una grande partita. Che c'è stato un accanimento non tanto verso Allegri, ma credo verso il Milan. Perché nel momento in cui stavamo lottando per lo scudetto, è stata tirata fuori la storia che Allegri non rimaneva più sulla panchina. E quindi è stata sicuramente una cosa molto carina. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Dispiace perché potevamo andare sul 2-0, magari potevamo pareggiare lo stesso o perdere 3-2. Sono molto dispiaciuto per quello che è la delusione generale dei ragazzi, però bisogna accettare il calcio anche questo. A volte gli episodi vanno a favore, a volte vanno contro. Non ho niente da imputare agli arbitri. Ora bisognerebbe chi mazzassi. Allora parlo io, se no per la prima volta vado via. Allora ho detto che la Juventus ha meritato, il Milan ha fatto una brutta prestazione, ci sono molti meriti alla Juventus, è normale che ho messo in mezzo che gioca sempre gli stessi e ci può stare un po' di fatica. Alla fine, con un po' più di fortuna, potevamo portare a casa il risultato di pareggio, non è stato così e ci sono i meriti della Juve. E basta. Permesso una lotta per parlare. E poi dopo, quando si viene l'episodio a favore, e allora stiamo zitti, lasciamo gli arbitri in serenità. La prepotenza non fa parte del mio carattere. Però la squadra ha fatto una grande partita. Magari non so come sarebbe andata a finire, però sicuramente l'annullamento del gol è stato clamoroso. Ci può stare che in 90 minuti giochi uno scontro diretto, cioè un quarto a 20 minuti dove la squadra avversaria ti prende il sopravvento, però no, credo che la Juventus l'abbia tirato in porta.